Diciamo che all'inizio sinceramente avevo un pochino di paura perché non giocando da tanto ho perso un po' di fiducia, quindi poi devo dire che i ragazzi mi sono stati sempre vicino in questo periodo e anche prima della partita mi hanno tra tutti tranquillizzato e mi sono detto di fare le cose più semplici possibili nei primi minuti così piano piano poi avrei preso fiducia. E certo non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, ma io sono molto credente, mi sa che ha fatto tutto lui, me l'ha fatta arrivare proprio lì, anche perché avevo il sole di fronte, mi è sbattuta, poi l'ho vista dentro, ma un'emozione incredibile e ringrazio i ragazzi anche per avermi accolto così, mamma mia, mi hanno emozionato più loro con quell'atteggiamento, ecco, quelle sono state le mie emozioni per quello lì. E poi segnare qui in casa, l'avevo sempre sognato in questi 2 anni, poi l'anno scorso fuori casa, anche senza pubblico, un po' diciamo a metà l'ho vissuta, quindi in casa proprio poi sotto la curva è stata qualcosa di incredibile. E ogni partita è difficile, poi il campionato di C sappiamo che è davvero complicato, quindi ogni partita ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare su ogni campo e va bene a volte anche vincere questo tipo di partite, non è possibile vincere sempre in maniera facile e tranquilla, quindi è ancora più difficile vincerle in questo modo soffrendo fino alla fine, quindi siamo stati ancora più bravi.